Ennesima mattinata di disagi per i pendolari comaschi sulla linea ferroviaria che collega Como a Milano. A causa di un guasto ad un convoglio, la circolazione è stata interrotta tra Como Lago e fino Mornasco, corse soppresse e ritardi che hanno creato pesanti disagi per i viaggiatori diretti a Milano. Il motivo, come detto, un treno guasto che si è fermato nella stazione di Grandate Breccia, impedendo il transito degli altri convogli. Sul sito di Trenord si legge che la circolazione è rimasta bloccata a partire dalle 7 del mattino, una decina in totale i treni coinvolti, ritardi che in alcuni casi hanno superato l'ora di attesa, cancellazioni e ancora variazioni di percorso. Il treno in partenza da Como Lago delle 7:16 e diretta a Milano Cadorna ha accumulato 80 minuti di ritardo, 3 i convogli cancellati, Milano Cadorna in partenza alle 8:13 e ancora Como Lago delle 8:16 e il successivo delle 9:46. Numerose le variazioni di percorso che hanno obbligato pendolari e viaggiatori a cambiare tragitto. Il treno in partenza da Como Camerlata delle 6:56 e diretta a Milano Cadorna ha terminato la corsa a Grandate, così come il convoglio partito da Milano Cadorna alle 7:13 e diretta a Como Lago si è fermato a Fino Mornasco. Visti numerosi disagi sulla tratta Como Lago Milano Cadorna, Trenord ha consigliato ai viaggiatori comaschi di utilizzare la linea che parte dalla stazione di Como San Giovanni e diretta a Milano Porta Garibaldi.